Oggi Moavero Milanesi, il ministro degli esteri italiani, si reca a Bruxelles, all'Unione Europea, per discutere del piano italiano sui migranti, un piano che lui dice di aver preparato dal primo giorno del suo insediamento al ministero. Questo piano prevede che i paesi dell'Unione Europea prendano in carico i migranti, migranti intesi come clandestini, che arrivino in Italia con una ripartizione oggettiva e non soggettiva, cioè una ripartizione data dal... non si sa su quali parametri andranno a ripartirli, se sulla produzione economica di ogni paese, sulla forza economica, sul numero di abitanti, sulla superficie territoriale, non si sa, ma Moavero Milanesi proporrà una ripartizione oggettiva dei clandestini che entrano in Europa. Una ripartizione su tutti i paesi dell'Unione Europea, nessuno esclusa, perché se l'Unione Europea è una unione, non può essere una cosa solo per una parte dell'Unione Europea, se no che Unione Europea è? Trapelate le informazioni, arrivano all'orecchio del ministro degli esteri tedesco che dice: anch'io stavo pensando e stavo proponendo un piano come quello di Moavero su una ripartizione dei migranti. La cosa lascia un po' stupiti perché proprio la Germania, con il suo ministro degli interni, non il ministro degli esteri, il ministro degli interni non vuole sapere di ricevere migranti, lo ha sempre detto più di una volta quando anche dalla Sea-Watch avevano chiamato per una disponibilità tedesca, aveva detto no, no, non se ne parla. Poi ne avevano accettati 10-12, comunque una cosa limitata. Poi, come sapete, li sedano, li drogano, li mandano con i charter, li rimandano in Italia. Quindi il ministro degli esteri ha una posizione che non si sa se sia una posizione solo sua o sia una posizione della gran parte del governo o se è condivisa da Angela Merkel. Comunque lui vuole fare una cosa come quella di Moavero, però che dice: ci proponiamo di assumere la guida di queste nuove proposte. Quindi dice: sì, tu stai arrivando, Moavero, con la proposta, però facciamo noi. La solita arroganza dei tedeschi, facciamo noi. Sul facciamo noi, gli italiani potrebbero essere d'accordo solo in un certo aspetto, nel senso che se lo propone l'Italia e non va bene perché sempre si cerca di sminuire, di schiacciare, di umiliare l'Italia, magari se la stessa cosa proposta da Moavero la propone la Germania, magari tutti accettano. Però una cosa che dice il ministro degli esteri Heiko Maas, dice però deve essere solo i paesi che sono d'accordo, quelli che non sono d'accordo fa niente. Ma qui ritorniamo al problema che ci sarà metà Europa che non è assolutamente interessata a ricevere nessun tipo di clandestino o migranti. I tedeschi dicono: vogliamo che questo indegno spettacolo nel Mediterraneo abbia fine e siamo in prima fila tra coloro che vogliono dare un aiuto. Non vogliamo essere i soli che accogliono i profughi salvati in mare, perché loro sarebbero i soli, ma da quando? Ma se non accolgono nessuno, solo forzati dall'opinione pubblica e messi alle strette ne accolgono 10? Quindi la frase non vogliamo essere i soli che accolgano profughi salvati in mare è un po' ridicola come affermazione. Dall'inizio dell'anno la Germania ha accolto 223 persone recuperate nel Mediterraneo. Ascoltate bene, 223. È incredibile, ne hanno accolti 223, quando la Spagna 18.000 e l'Italia più di 3.000 con un calo dell'80-90%. Ma loro dicono: ne abbiamo accolti 223, bisognerebbe fargli un applauso. A questo punto, voi che siete a casa, fategli un grosso applauso a questi tedeschi che hanno accolto ben 223 profughi, profughi, clandestini, migranti, come volete chiamarli. Però qualcuno nel governo tedesco furbamente dice: ma se facciamo un accordo, così vuol dire incentivare le partenze dall'Africa, perché se gli facciamo capire che ci dividiamo tra gli stati 30% tu, 15% tu, e allora ripartono, capito il discorso, no? Non è meglio non trovare una soluzione, così è un deterrente a non partire, e poi se dovessero partire vanno in Italia, no? E poi aggiungono quelli che sono contro la redistribuzione in Germania: ma poi dobbiamo anche, non possiamo ignorare i paesi vicini come Austria, Polonia,
E proprio noi tedeschi dobbiamo stare attenti a come vengono percepiti dai nostri vicini, a torto o a ragione, iniziative sulla crisi migratoria come quella del ministro degli esteri. I paesi vicini non sono d'accordo. Austria ha detto: no, no, questa proposta non la prenderemo mai neanche in considerazione. Però quelli all'interno della Germania che la pensano come l'Austria dicono: no, ma scusate, dobbiamo anche sentire i vicini cosa dicono. Ma cosa c'entrano i vicini? Ma veramente l'ipocrisia e la falsità in Europa è sovrana, sovrana. Cosa c'entrano i vicini della Germania se la Germania prende dei clandestini? Cosa c'entrano? Hanno paura che poi scappano e vanno in Austria? In Austria rispondono e dicono: la distribuzione dei migranti in Europa è fallita. Senza giri di parole. Stiamo discutendo di idee dal 2015 che si sono dimostrate inapplicabili. E certo, sono inapplicabili, intanto arrivano tutti in Italia o in Spagna. Bello parlare così dall'entroterra, no? Dalla campagna europea e dire: ah, ma è fallimentare questa cosa, non ci interessa. Ma che vuol dire? E poi aggiunge: è ora di togliere ai traghettatori senza scrupoli il loro business, riportando le persone salvate in mare nei paesi di origine o di transito. Non dobbiamo mandare alcun falso segnale, dobbiamo impedire che le altre persone mettano in pericolo la loro vita avventurandosi nel Mediterraneo. Praticamente sta dicendo le stesse cose che dice Salvini, dice: bisogna togliere ai traghettatori senza scrupoli, gli scafisti, il loro business. O traghettatori senza scrupoli potrebbe anche riferirsi alle ONG, perché parla di traghettatori. La parola traghettatori potrebbe riferirsi sia alle ONG che agli scafisti, traghettatori senza scrupoli e il loro business, riportando le persone salvate in mare nei loro paesi di origine, quello che sarebbe vietato dalle convenzioni internazionali, ma è vietato per l'Italia, per l'Austria non è vietato. Non dobbiamo mandare un falso segnale, dobbiamo impedire che altre persone partano. Quindi, come gli oppositori alla linea di accoglienza e di redistribuzione in Germania, in Austria dicono la stessa cosa: se noi ci mettiamo d'accordo è un brutto segnale perché poi partono. Avete capito come ragionano in Europa? Ragionano più o meno quasi tutti come Salvini, solo che Salvini fa notizia perché è di centrodestra, perché è italiano, perché viene tacciato di molte cose, mentre in Europa queste cose non fanno notizie. In Europa ci sono decine di Matteo Salvini che non fanno notizie, respingono, fanno le cose, ma nessuno dice niente perché non c'è una opposizione che vuol male al proprio paese. L'opposizione nei casi che si parli di cose estere è sempre dalla parte del governo. In Italia no. L'opposizione, piuttosto che dare contro a Salvini, da contro al suo stesso paese. Lo avete visto in questi ultimo mese e mezzo con le ONG, che il centro-sinistra ha praticamente dato la colpa ai finanzieri, al governo, ha dato ragione agli stranieri, all'Europa, al mondo. E quindi in Europa non sono come in Italia. In Europa la magistratura dice: beh, tu hai violato le leggi, vai in galera, butta la chiave, e nessuno dice niente. I giornali non dicono niente perché sono d'accordo. I sindacati non dicono niente perché sono d'accordo. Perché dico i sindacati? Perché i sindacati sono contro il governo a prescindere a priori. Non l'avete visto che i sindacati manifestano pro rachete? Non vi ricordate che i sindacati sono andati a fare il trasloco a quella famiglia Rom? Il furgone della CGIL era andato a fare il trasloco gratis a questa famiglia Rom, che la Raggi gli aveva trovato un alloggio, che poi dopo qualche mese si è scoperto che aveva una partita IVA al capofamiglia, ma era un evasore totale. Ha 27 macchine, di cui alcune di lusso, una BMW nuova appena arrivata il mese scorso e un'Audi appena arrivata, ma lui non ha dichiarato un solo centesimo, un evasore totale, e noi gli abbiamo dato anche la casa e i sindacati gli hanno fatto anche il trasloco gratis. Io personalmente ho fatto 3-4 traslochi, ma non mi era venuto in mente di andare al sindacato a chiedere se mi facevano un trasloco. Come mi avrebbero risposto? Forse mi avrebbero riso in faccia, forse non mi avrebbero neanche risposto, si sarebbero girati dall'altra parte, o avrebbero chiamato qualcuno: guarda che qui c'è un pazzo che dice che facciamo i traslochi. E poi in Germania altri leader dicono una cosa che in Italia aveva fatto inorridire.
dovremmo fare dei centri di accoglienza, però in Africa, nel Nord Africa, cosa che si era paventata qualche tempo fa in Italia e con orrore hanno detto: ma state scherzando, ma voi siete disumani, siete dei mostri. Però in Germania lo dicono e nessuno dice mostri, nessuno dice disumani. E c'è un dibattito serio nel dire, nel valutare se si può o non si può fare i centri di accoglienza non in Europa, ma nel Nord Africa, quelli che ci sono adesso in Libia. Quindi l'Europa è tutta sulla linea del ministro dell'Interno Salvini, però loro non fanno notizia. Qui da noi bisogna fare un teatro che non finisce più. Siamo diventati lo zimbello del mondo perché poi nel mondo cosa credono? Che qua siamo veramente razzisti. Nel mondo credono che gli italiani sono veramente razzisti, ma l'italiano non è razzista di natura, non lo è. Non potete dire che gli italiani sono razzisti, perché si sono fatti l'idea fuori dall'Italia che gli italiani è un popolo di razzisti, con a capo il razzista Matteo Salvini. Io sinceramente non credo che gli italiani siano razzisti, anzi è un popolo che accoglie, forse magari si stanca e si stufa quando continuano a mettergli i piedi in testa. Questo sì, bisogna dare atto che gli italiani sono stufi di avere i piedi in testa. Forse era meglio che questo euro, che stavamo fuori da questo euro, da questa Unione Europea, facevamo come la Svizzera, c'eravamo noi con sopra la Svizzera, belli, tranquilli, eh? Che ne dite? Non è mai troppo tardi per uscire dall'euro. Cosa abbiamo firmato un contratto a fuoco? No? Come siamo entrati? Paese fondatore. Wow, paese fondatore. Si può anche uscire. Grazie per avermi ascoltato. Queste sono le mie opinioni. Al prossimo video. Arrivederci.